Siamo contenti che siete con noi, tutti amici di Ermanno. Io sono una straniera, come siete voi. Ora vi presento la professoressa, sì, Università di Pisa, Dipartimento di Robotica e Biomedica, dottoressa Lucia Di Censo. Professore Paul Marshall, Boston University, qual è il dottore Jeffrey Hammond, Stadium Research Associate. Io non sono preparata perché lui me l'aveva detto a bella, così. La nostra, la mia paese, anche ci sta questo dipartimento di robotica, di psicologia, nell'Università di Capitale, Tbilisi. E soprattutto noi stiamo lavorando sulla costruzione, sulla preparazione di elementi elettromeccanici e polimeri che vanno a formare del tessuto muscolare simile a quello umano, per far sì che questi robot utilizzati in ambiente domestico possano non danneggiare in caso di urti le persone che stanno a fianco. Questo entro 20-30 anni sarà vero, non sarà più fantascienza. Questi robot avranno anche delle sembianze simili a quello umano e avranno come un tegumento simile proprio alla pelle. Persone che stanno a fianco a questi robot, che possono essere in assistenza, non possono sentirsi turbati dalla presenza. Robots will look a lot like humans and they will have some sort of self-awareness. L'Università di Madrid, un esperimento che è andato a buon fine, ci stanno ancora lavorando, in cui sono stati impiantati dei neuroni di topi, neuroni di topi in sistemi elettronici di un robot e hanno attecchito. Pensate, ci sono questi robot che si muovono tranquillamente, non come un robot, si muovono normalmente con le gambe. Ma come e non solo, no, proprio si muovono, essendo un robot con le sembianze umane si muove come un uomo, ma non solo. Pensate, questo robot muove la testa, si può arrivare a una forma di autocoscienza vera e propria. È questo che tu rimani allibito praticamente. Development at the University of Madrid is the use of neurons taken from mice brains and implanted into the brain. Io mi scuso perché non parlo molto bene italiano, vengo dalla California. La mia domanda è: potrà mai un essere robotico, per quanto sofisticato, avere una autocoscienza? Esiste un modo, un metodo per calcolare questa autocoscienza? Alcuni pionieri della cibernetica, Alan Turing, intorno agli anni 50, hanno creato proprio dei test per stabilire se una macchina può essere intelligente o meno. Si collegava un terminale a un computer e un altro terminale a un essere umano. L'esaminatore faceva delle domande. Se dopo un certo lasso di tempo l'esaminatore non era in grado di stabilire se chi rispondeva era il computer o un essere umano, allora evidentemente quella macchina aveva un'autocoscienza. E il fatto
di fatto ad oggi nessuna macchina ha superato il test. Sul discorso del collega sugli studi che abbiamo condotto noi all'Università di Boston insieme al professor Giacchini, per sottolineare questa differenza che si percepisce tra il concetto dell'io e questa nuova creatura che in realtà diventa umana, e c'è un'inversione di tendenza nel confronto tra i due esseri. Non ho capito bene la preoccupazione della dottoressa sul fatto che l'uomo necessariamente regredisce in qualche modo e il robot invece prende il sopravvento, comunque questo essere nuovo e diventa addirittura un sostituto. Why you were concerned about the fact that the new creatures, the robots with self-awareness, could in the long term cause the regression of I don't the human know. Being I am sorry. The environment Earth. Why would that be? Nel senso che l'uomo si adatta, il computer fa tutto, l'uomo si adatta. Quindi non è più male pensato. Sorry. Il computer pensa tutto, il robot pensa tutto, il robot quando si ammala, è eterno. L'uomo ha gli acciacchi, si ammala, sta male, diventa anziano. Mentre l'uomo per il robot è eterno. E quindi l'uomo che fa? Allora lei ha parlato di una nuova specie, la specie robot. Concetto di specie di Meyer. Praticamente la specie, un organismo appartiene ad una specie quando accoppiandosi con lo stesso organismo produce The recognized definition of species is individuals who can give birth to new generations of other individuals belonging to the same species. How would that be possible with robots? So how can we define them as a species at all? Non si tratta di una selezione naturale come siamo abituati a pensarlo, ma una selezione nell'ambito della società piuttosto. Nuovi sviluppi delle reti, nuove reti neurali. Cioè il computer si evolve da solo, secondo ciò che vede. Ciò che impara. Assorbe, impara e si modifica da solo. Ma senza una storia regressa, quindi proiettato verso il futuro. La crea lui. Dov'è Dio in tutto il vostro progetto, nel vostro lavoro? Dio, dov'è Dio? Dio è ovunque, come sempre. John, risposta interessante. Che cercano di dare finalmente quello che manca ai pesci, cioè l'innesto di mani nei pesci, pesce con le mani, cosiddetto pesce carpia. Sì, pesce carpia si chiama così perché è lungo un metro e mezzo, proprio come la carpia. Si cerca dal momento che i pesci hanno, sappiamo che hanno le mani, ovviamente non sono capaci, si cerca in un certo modo di poter dare una nuova, tra virgolette, identità a questi pesci, reagire con l'uso delle mani praticamente. Questo è uno studio che sta in atto tuttora, nell'arco di 20-30 anni potremmo avere... Però io posso dire, dottoressa, vi permetto, che non è che hanno inventato molto. Nel paleolitico c'erano i pesci corazzati, con avevano le pinne che sembravano quasi delle mani, davano anche gli schiaffoni. Ma col pollice si può? Col pollice non ancora, ma poi ci siamo arrivati. Ma è lì, poi ci siamo arrivati. È tutto lì, è nato tutto lì.